anche il presidente Nicastro entro 2 settimane la lista dei 10 candidati all'acquisto. Se la vendita fallisse, scatterà il bail-in. Gestione dei servizi per l'infanzia, approvata la delibera comunale. Scoppia la polemica sulla chiusura del nido Cedro. Colpo lampo alla filiale MPS di Cesa, sradicano il bancomat con un carro attrezzi e scappano con il bottino. Santa Maria delle Grazie, i fedeli di Prato Vecchio Stia in processione per la patrona. Cortona rende omaggio ai caduti della Grande Guerra, inaugurata la targa dedicata alle 600 vittime del conflitto. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'informazione su TSD Good Bank. Il presidente Nicastro, intervistato dal Corriere della Sera, entro 2 settimane la lista dei 10 candidati all'acquisto. Se la vendita fallisse, scatterà il bail-in. Sentiamo. Sono una decina i soggetti che hanno avanzato manifestazioni di interesse per l'acquisto delle 4 Good Bank nate dal decreto governativo dello scorso novembre. Tra i potenziali acquirenti, per lo più stranieri, ci sono banche, compagnie di assicurazioni, in prevalenza fondi di private equity. I nomi saranno resi noti entro 15 giorni. A dirlo è Roberto Nicastro, presidente dei 4 istituti, in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. Nelle prossime 2 settimane arriveremo a definire la short list, spiega, che vi farà parte avrà accesso alla data room in modo da poter pienamente valutare lo stato delle 4 nuove banche e formulare entro luglio un'offerta vincolante. A quel punto ci sarà il tempo per le negoziazioni e per chiudere le cessioni entro il 30 settembre e specifica non ci saranno ulteriori deroghe temporali. Nicastro non commenta le voci secondo cui non ci sia stata una manifestazione di interesse da parte di UBI né sulla potenziale offerta della Popolare di Bari per Carichieti. L'unica cosa certa è che a decidere, sentite, la commissione UE, sarà l'azionista delle Good Bank, ovvero Banca Italia, basandosi sulla relazione di Nicastro. Nell'intervista il presidente ribadisce che sarebbe più facile e veloce procedere ad una sola trattativa di vendita, ma la cessione a pacchetto unico non è così scontata. Io devo vendere alle migliori condizioni nel rispetto dei tempi, sottolinea Nicastro. Il rischio maggiore è che la vendita non vada a buon fine. I poteri decisionali, che abitualmente sono in capo allo Stato, spiega il presidente, in questo caso sono stati trasferiti a Bruxelles a Francoforte. Non c'è permesso di non ottemperare agli obblighi. Se il 30 settembre le banche non saranno state cedute, si tornerà con un automatismo già previsto al 21 novembre 2015. In altre parole, si attiverà la tanto temuta procedura di bail-in. Una prospettiva non così lontana, considerata la lentezza dei tempi di vendita. Ma la situazione era complessa, replica Nicastro, e in Italia ci sono altre 6 o 7 banche in vendita, senza considerare la crisi dell'industria del credito. Ma io sono ottimista, commenta, credo arriveremo presto e bene ad una soluzione per tutte e 4 le banche. Quanto ai risparmiatori truffati, Nicastro ricorda di aver presentato una richiesta per 480 milioni verso 76 ex dirigenti delle vecchie Cariferrare e Banca delle Marche. Contro le vecchie gestioni di Carichieti, Banca Etruria e commissari stanno formulando richieste simili, ricorda, e aggiunge sarebbe bello che il ricavato aumentasse le risorse per i risparmiatori. Veniamo adesso alla politica locale. Nella seduta odierna il Consiglio Comunale di Arezzo ha approvato la delibera sulla gestione dei servizi per l'infanzia, ma scoppia la polemica sulla chiusura del nido Cedro. Il servizio. 17 voti favorevoli, 11 contrari e una densa nube di polemiche. Così è stata approvata la delibera comunale relativa ai servizi educativi per l'infanzia per il 2016-2017. Assunzione di 7 unità, affidamenti al privato sociale, convenzioni con tutti i soggetti presenti nel territorio. Questi i punti centrali contenuti nell'atto, con la proroga dell'affidamento al privato sociale di 4 sezioni di scuola dell'infanzia e di una sezione di asilo, con scadenza prevista per settembre 2017. Oggi noi abbiamo fatto molte più assunzioni di prima, 1, 2, questa oggi è una città al 100% a sistema integrato, e cioè al 100% di libertà educativa, in un sistema dove i soggetti che erogano servizi funzionano perché sono accreditati e quindi controllati, convenzionati e quindi abbracciati tutti dall'amministrazione comunale. Durante il dibattito in aula dura la presa di posizione del consigliere comunale PD Matteo Bracciali. Se noi perdiamo l'impianto generale, che è quello che oggi tanti ha detto, ovvero convenzioniamo tutti,
noi non facciamo differenze, il comune non può essere statalista da poter decidere gli indirizzi didattici, non può, di poter dare anche, come dire, un controllo delle standard di qualità, per cui noi convenzioniamo tutti, non ci interessa, l'importante è la risposta ai cittadini in termini di posti. In evidenza anche la questione della chiusura del nido Cedro prevista per il prossimo giugno. Il nido Cedro aveva 19 bambini, ospitava 19 bambini, di cui 17 hanno compiuto l'età necessaria per passare alla scuola materna e soltanto due sarebbero rimasti all'interno del nido Cedro. Con due bambini non si può garantire un servizio, quindi abbiamo chiesto alle famiglie di poter far frequentare i loro bambini altre strutture accreditate nel comune di Arezzo, cosa che è avvenuta. Critico e in netto contrasto il punto di vista del Comitato Magliette Gialle in difesa dei servizi all'infanzia del Comune di Arezzo. Siamo sconcertati, apprendiamo che un asilo nido verrà chiuso a giugno nel 2016, non è stata data informazione alle maestre, ai genitori non ne sapevano nulla, ne sono venuti a sapere a pezzettini, hanno chiesto un incontro con i genitori, non è avvenuto. Le comunicazioni che sono state fatte sono state le minime indispensabili. E durante la seduta odierna del Consiglio Comunale il membro di opposizione Francesco Romiz, in forza d'Arezzo in Comune, ha presentato un'interrogazione sul progetto di riqualificazione del Pionta. Si parla di 13 ettari nel cuore di Arezzo che ospitano funzioni pubbliche, formative e sanitarie, sottolinea Romiz, che ricorda la precedente amministrazione aveva stipulato un accordo di programma con gli altri enti che detengono la proprietà dell'area, aveva individuato risorse certe, ma le gare non sono state indette dall'attuale giunta. Tagliare 47 milioni di euro di stanziamenti già decisi per finalità importanti, dalla non autosufficienza alle liste d'attesa, e utilizzarli per ripianare il disavanzo nei conti della sanità toscana è un tradimento degli impegni presi verso i cittadini e i loro bisogni. È il giudizio di CGIL CISL UIL Toscana sulla variazione di bilancio approvata oggi dal Consiglio regionale, che prevede di recuperare 47 milioni di euro stanziati per il biennio 2014-2015 e non spesi dalle ASL, utilizzarli per ripianare la maggior spesa verso le case farmaceutiche. L'assessore regionale Saccardi ha giustificato il disavanzo sulla farmaceutica con la scelta di vaccinare più persone contro la meningite B. Non discutiamo se sia giusto o meno, replicano le segreterie regionali dei sindacati, ma di certo non si possono sottrarre risorse già destinate ad altri bisogni altrettanto urgenti. Veniamo adesso alla cronaca. Colpo lampo alla filiale MPS di Cesa. Sradicano il bancomat con un carro attrezzi e scappano con il bottino. Il servizio. Hanno usato un carro attrezzi per sradicare il bancomat e scappare con il bottino. Il colpo da maestri è avvenuto questa mattina alle prime luci dell'alba a Cesa, frazione del comune di Marciano della Chiana. Obiettivo, la filiale locale del Monte dei Paschi di Siena. Sono state le telecamere di sicurezza a registrare il furto, durato complessivamente meno di 4 minuti. Il carro attrezzi si è avvicinato alla sede dell'istituto bancario e dal mezzo sono scese due persone che hanno agganciato il bancomat. Tornate a bordo, hanno messo in moto e accelerato, sradicando lo sportello dalla sua sede. Caricato sul mezzo, si sono dati alla fuga. Il forte rumore causato dallo sradicamento del bancomat e dalla distruzione della vetrina della banca ha svegliato alcuni residenti, che hanno fatto in tempo a vedere il mezzo allontanarsi. Sulla vicenda stanno indagando le forze dell'ordine. Nascosto nel bagagliaio aveva oltre un chilo e mezzo tra cocaina pura e marijuana, che gli avrebbero fruttato circa 100.000 euro. È stato arrestato per spaccio di stupefacenti un 22enne albanese fermato dalla Polstrada sulla 1 all'altezza di Arezzo. Il giovane, che viaggiava su una Mercedes, ha sorpassato una pattuglia della stradale di Battifolle, che procedeva lentamente per osservare i volti degli automobilisti incrociati. Insospettiti dal 22enne lo hanno fermato. Il ragazzo ha esibito un permesso di soggiorno valido, ma sentendosi braccato ha tentato la fuga, chiedendo di allontanarsi per andare in bagno. Il piano non ha funzionato e gli agenti, perquisendo la vettura, hanno rinvenuto la droga ben nascosta nel bagagliaio. Revocato il permesso di soggiorno, il giovane sarà estradato nel proprio paese per scontare la condanna. La vettura è stata sequestrata. Scoperto dalla Polizia Municipale di Arezzo un piccolo villaggio abusivo costruito in un'area boschiva sottoposta a vincolo di salvaguardia
salvaguardia paesaggistica a pochi chilometri dalla città. Il nucleo edilizia della municipale sulle colline che guardano alla Val di Chiana ha rinvenuto due casette in muratura e legno con tanto di servizi igienici, veranda, cantina e muratura, due pozzi, una piscina con spogliatoio, il tutto per una superficie coperta di oltre 160 metri quadrati, collegati da camminamenti e muretti in pietra di contenimento e illuminati da piccoli lampioni. Le strutture erano state realizzate abusivamente all'interno di un'area boschiva ed utilizzate nei fine settimana per feste con parenti e amici. I due proprietari sono stati denunciati per abuso edilizio. Voltiamo pagina. Saracino, un almanacco per dare gloria ai giostratori di riserva, presentato il volume di Roberto Parnetti. Per 20 anni si sono sfidati su quella stessa lizza che poche ore dopo avrebbe ospitato i giostratori dei quattro quartieri di Arezzo. Sono i cavalieri di riserva che ad ogni edizione del Saracino si confrontano nella prova generale. Con l'intento di farli uscire dal cono d'ombra dei più celebri titolari, il quartierista ed esperto di manifestazioni cavalleresche Roberto Parnetti ha dedicato loro un almanacco, presentato nel Palazzo Comunale di Arezzo. Ho voluto realizzare questo almanacco della prova generale della giostra del Saracino per due motivi. Il primo perché per dare il doveroso risalto ai cavalieri di riserva che nei quattro quartieri si allenano quanto i cavalieri titolari e che possono avere nella serata loro dedicata questa possibilità di mettersi in vetrina per un probabile futuro come giostratore. Inoltre un'altra motivazione è che della prova generale ripresa nel 1995 non rimane memoria storica, per cui mi sono messo a ricercare i vari dati e in questi 20 anni di prova generale dal 95 al 2015 ho ricostruito le 40 edizioni più due sospese appunto di questa prova generale che Arezzo viene impropriamente chiamata provaccia. Il volume è dedicato a Roberta Nucci, quartierista di Porta Santo Spirito recentemente scomparsa. Alla presentazione dell'almanacco hanno partecipato, tra gli altri, il primo presidente dell'istituzione giostra, Vittorio Beoni, che nel 1995 fu promotore dell'introduzione della prova generale, e Gabriele Gamberi, il giostratore che detiene il record di 8 vittorie nelle prove generali, di cui una, nel 1996, ottenuta in coppia con il padre Silvano. C'è un albo d'oro anche di questi, dei quartieri che hanno vinto le prove generali, e vediamo fra l'altro che per l'appunto l'ordine dei quartieri è il medesimo delle lance ufficiali, ovvero prima Porta Crucifera, poi Porta Sant'Andrea, Porta Santo Spirito e ultimo Porta del Foro. È un caso assoluto, questo non significa niente, però io invito tutti a prendere una copia, a leggerlo, perché effettivamente è curioso e riassume i 20 anni di prova generale che ci sono stati ad Arezzo. Veniamo alle notizie dalla nostra diocesi. Arriva alla parrocchia aretina di Sant'Agnese in Pescaiola lo spettacolo In viaggio verso Albertus e Carmel, promosso dall'associazione Nel nome del Carmelo. Regista ed interprete è l'attrice Claudia Cole. L'appuntamento è per sabato 28 maggio alle 21:30 alla chiesa di Pescaiola. Il ricavato dello spettacolo sarà devoluta ad iniziative di solidarietà in Burundi, Brasile e Terra Santa. Il giorno successivo, domenica 29 maggio alle 17, si terrà un incontro testimonianza con Claudia Cole nei locali del cinema parrocchiale. Santa Maria delle Grazie, fedeli di Prato Vecchio stia in processione per la patrona. Il vescovo di Fiesole, Monsignor Meini: lungo il cammino abbiamo abbandonato le nostre zavorre. Sentiamo le sue parole. Sono stato contento nell'anno del Giubileo della Misericordia di aver potuto partecipare a questo pellegrinaggio alla Madonna delle Grazie con la parrocchia di Stia e con altre persone del Casentino. Mi è sembrato un bel momento di preghiera intenso. Durante un'ora e mezzo di pellegrinaggio abbiamo pregato con il rosario e poi la Santa Messa. Ci ha raggiunto anche la notizia della morte di Don Pietro Agnoloni, che qui era stato parroco, e quindi abbiamo pregato anche per lui. La fiducia che ognuno, camminando, abbia lasciato indietro tutto quel che era peso e zavorra e che, tornando a casa, ognuno si senta una creatura nuova, si senta rinnovato dal Signore. La Vergine Santa ci accompagni. Cortona rende omaggio ai caduti della Grande Guerra, inaugurata la targa dedicata alle 600 vittime del conflitto, l'iniziativa della Fondazione Settembrini e dell'amministrazione comunale.
Una targa per commemorare i 600 cortonesi caduti durante il primo conflitto mondiale. Il cippo, inaugurato dalla Fondazione Nicodemo Settembrini dal comune di Cortona, è stato posto presso la rotonda del parterre della cittadina della Valdichiana durante una cerimonia a cui ha preso parte anche la Società Filarmonica Cortonese. Un monumento, una targa caduti che l'amministrazione comunale insieme alla Fondazione Settembrini, anzi direi su forte suggerimento e su forte volontà della Fondazione Settembrini, l'amministrazione comunale ha ben accettato di inaugurare questo monumento, questa targa caduti proprio all'inizio del Viale delle Rimembranze, dove furono piantati tanti cipressi quanto erano stati caduti cortonesi nella Grande Guerra. Il significato è quello che con forza tentiamo di ribadire con tante attività, con tanti momenti di riflessione e di ricordo, la memoria del passato, la memoria della storia, perché la storia non si dimentichi, anzi perché la storia sia di alto insegnamento, perché quel sangue non sia stato versato in vano. La guerra del 15-18 ha lasciato molte cicatrici sulle famiglie del cortonese, che con questo gesto desiderano conservare il ricordo di chi ha sacrificato la propria vita. Mi ricorda la mia giovinezza, quando ci portavano i nostri maestri al Parco della Rimembranza, dove esistevano appunto tutte queste targhe che ricordavano i 600 caduti della Grande Guerra. Un ricordo veramente gradevole, piacevole e nel tempo stesso qualcosa che rappresenta un po' il sentimento della nostra generazione vecchia, e speriamo che la nuova un po' venga alimentata dai sentimenti che abbiamo noi. E chiudiamo con la pagina sportiva. Il CT Giotto non ce l'ha fatta a compiere l'impresa. Nell'ultimo turno della sua prima stagione in A2, il circolo tennistico aretino, per raggiungere la salvezza, doveva riuscire a vincere in casa con i secondi in classifica dell'Ata Battisti Trentino e sperare in un passo falso di chi lo precedeva. La sconfitta rimediata a Trento ha invece interrotto ogni speranza del Giotto, che dopo due promozioni consecutive ha dovuto fare i conti con la retrocessione in B. Notizie migliori arrivano dalla prima squadra femminile di Serie C, che ha brillantemente vinto i playoff regionali, meritando l'accesso alla fase nazionale che deciderà la promozione in B. Ed è tutto per questa edizione del nostro notiziario. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.